Siamo partiti nel 2014 con una piattaforma di formazione e accompagnamento imprenditoriale del mondo delle scienze della vita e oggi atterriamo su un Investor Day che coinvolge le tre edizioni e i principali investitori di Venture Capital in Italia. Un ottimo, ovviamente, risultato. Più di 450 innovatori sono passati nelle edizioni, più di 30 startup sono state accompagnate in percorsi di incubazione e accelerazione tailor-made. Finalmente ci siamo, dopo 3 anni ce l'abbiamo fatta. Presentiamo oggi 11 startup che sono uscite dal percorso di crescita che Novartis, CariProfactory e IBM hanno pensato. Oggi, e sono molto emozionato, le presentiamo ai potenziali investitori. E il parterre è ricco di nomi importanti, le presenze sono tante e sono sicuro che troveranno le nostre startup i finanziamenti e i supporti necessari per crescere. Siamo investitori pazienti, abbiamo aspettato, ma oggi sono sicuro saremo felici. Avere sul tavolo e avere insieme, collaborare con un'azienda leader nel settore farmaceutico come Novartis, collaborare con un hub di innovazione come CariProfactory, che è credibile su quello che è il tema startup e innovazione, e mettere a fattor comune quelle che sono le competenze tecnologiche che un'azienda come IBM può portare, data la sua lunga storia in questo ambito, per me è il mix giusto e corretto per andare ad aiutare quelle che sono le startup innovative. In generale, quello che abbiamo visto oggi su BioApper è la conferma che il mercato del medtech in generale, l'industria più ampia del life science, è sicuramente un'industria che ha un grande spazio di innovazione nei prossimi anni ed è una delle più importanti in termini anche di ritorni degli investimenti. Oggi anche grandi nazioni che sono affermate come startup nation anche sul digitale hanno infatti un grande focus sulla parte, diciamo, di MedTech.